Duro attacco nelle ultime ore da parte di Italia Viva di Pineto all'indirizzo del sindaco Robert Verrocchio e soprattutto del Movimento 5 Stelle dopo il recente rimpasto di giunta che ha visto l'ingresso in maggioranza e quindi anche nell'esecutivo dei pentastellati con la nomina ad assessore di Filippo da Fiume che ha ottenuto la delega al bilancio. I renziani parlano di triste epilogo per la politica pinetese, proprio coloro che tacciavano noi consiglieri di Italia Viva, Massimina Erasmi, Claudio Mongia, Marco Giampietro e Marina Ruggeri di essere attaccate alle poltrone ed inefficienti, si legge in una nota. Invece noi coerentemente abbiamo lasciato quella poltrona per l'inattività dell'amministrazione, mentre proprio loro erano lì pronti ad occupare quella stessa poltrona. Tra l'altro il sindaco pubblicamente si giustifica con tante belle parole e continua a dire di non averci estromesso, ma in realtà non venivamo più coinvolti in alcuna riunione. Italia Viva poi pone una domanda a cui spera il primo cittadino possa dare una risposta: come mai ha allargato una maggioranza con consiglieri di opposizione senza dare fiducia ad altri consiglieri di maggioranza disponibili da sempre ad entrare in giunta? Evidentemente la scelta è stata fatta in funzione delle dinamiche politiche future dello stesso sindaco, ipotizza Italia Viva, i cui rappresentanti continueranno a lavorare per il bene dei cittadini e di Pineto.